Bene, allora, visto che siamo stati interrotti nei discorsi, te ne introduco un'altra. Canone 989, la libertà del cristiano. Ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi almeno una volta all'anno. Pronto? Ciao Marco, un momento solo, volevo così tirare in mano una cosa che io accennai anche a voi altri nell'esposizione, cioè è fondamentale per i cristiani considerare che Gesù Cristo, essendo Dio e uomo, è morto e quindi come si dice, ha portato la salvezza per l'umanità, no? No, Loro beh, sì, beh, loro pensano questo. sì, cioè, siccome questo concetto qua mica rifletto spesso perché lei è il concetto fondamentale su cui sta in piedi tutta la religione cristiana, in quanto i cristiani parte da questo, no? Dal sacrificio di questa persona che si chiama Gesù Cristo e quindi da qua è l'unica fondata tutta la sua dottrina e secondo loro questo merita insomma, che tutto il mondo deve insomma, adattarsi a questa dottrina e a Le questa 5 mettiamo su religione. una cassetta che dura 45 minuti. Scusa, mi Sì, ascoltai o no? sì, vai avanti, vai avanti. Sì, no, ecco, il mio concetto ieri era questo, siccome se puoi approfondirlo anche, diciamo, con ragionamento, no? Cioè, che tra l'altro non riesco a capirlo, insomma, sto lato fondamentale qua della religione cristiana, nel senso che se consideriamo Gesù come persona umana e come Dio, cioè, come persona umana, se anche lei è morto, per carità, tanto del rispetto per portare la giustizia o come si dice, o per dare veramente con un gesto Se d'amore, suscitava da piccolo era meglio. diciamo, no, se ha fatto un atto d'amore dando la propria vita, diciamo, perché ha visto l'ingiustizia o per lottare contro qualche cosa in modo, diciamo, da fare un bene all'umanità, posso anche No, ma no, scusa Francesco, ma posso anche capire che qua sono uno, dei concetti che sono va bene, cioè, terrificanti, sì, ma mostruosi. ora tento di semplificarli, no? Perché se qua che dopo, diciamo, vedremo se i ragionamenti stanno in piedi o no. Perché anche la religione cristiana non dovrebbe sottrarsi al ragionamento e alla logica. Allora dico, quante persone innocenti abbiamo conosciuto che ha dato veramente la vita per un ideale, per una causa, per una giustizia, per un mondo migliore, eccetera, però abbiamo visto che il mondo non si è cambiato più di tanto. Quindi Gesù come uomo, diciamo, posso accettare anche dal punto di vista, mi sta bene, insomma, se è morto, posso anche rispettare, diciamo, questo dono che ha fatto della sua vita, diciamo, parmi indirettamente, mettiamo attraverso. Però come Dio non poteva morire, cioè che senso ha ora la morte di questa persona come fondamento di tutta una religione cristiana che sta in piedi, secondo loro, attraverso la morte di un uomo Dio, da portare la salvezza al genere umano? Cioè voglio dire che se un salto, per fare un salto del genere bisogna diventare stupidi, insomma. Sì, ma infatti i cristiani sono stupidi. Cioè, No, se i cristiani sono stupidi e sono conseguenza di Dio, ti puoi immaginare quanto stupido è Dio e Dio dei sì, cristiani. Francesco, che dopo Dio stesso chieda a Dio stesso che Gesù Cristo Ma sia un. Dio, ma per i pagani Dio non deve chiedere mai. Sì, ma. Cioè, proprio per parafrasare una frase famosa, ma Dio non deve chiedere mai. Sì, ma Nel bisogna momento in che. cui chiede una cosa esagerata, il pagano gli Sì, dice va a ma bisogna Ramengo. che stiamo nei fondamenti su cui Tanto loro. per essere simpatici, Sì, insomma. stiamo nei fondamenti su cui loro dopo Ma pubblica se. e divulga la loro dottrina. Secondo loro, io ho detto che Ma Dio i Padre. cristiani dicono, cioè, se tu, è come il cristiano dicono, fa, io mi anniento e mi uccido, benissimo, tu per comprare la mia divinità ti devi annientare ed uccidere. Io dico, tu sei matto, Sì, ammazzati che almeno cioè, non mi intralci la strada. esatto, è questo che dico. Cioè, cose che trovi di sano e di buono nel Ma fatto non c'è, nel cristianesimo non c'è nulla di e sano, questo è il è tutto di concetto malvagio, cioè, il monoteismo, il cristianesimo può essere definito come una forma patologica. Cioè nel senso che andrebbe curato dal punto di vista medico, dal punto di vista psichiatrico, ma non essere considerato una manifestazione religiosa, ma una manifestazione di turbativa psichiatrica. Però, Ecco sì. vedi, loro arriva a dire che questo era necessario per la salvezza dell'umanità. Ma io non ho bisogno di essere Non è sì, salvato. secondo Cioè loro, il primo che mi viene a dire è che tu hai bisogno di essere Francesco, salvato, ma io dico, ma Francesco, oh, da aspetta, cosa? Da aspetta te devo un essere momento. salvato? Sì, Cioè. secondo loro, qualsiasi altra religione, compreso il paganesimo, non Sì? avendo all'interno, diciamo, sta ossatura qua, sta costruzione qua, quindi sta derivazione da Dio, non ha niente, non si nessuno, Sì, addirittura non ma mette io, il mio, il addirittura mio, il mio, odio. scusa, ma io, Se il pertanto mio, voi ma altri io dicono sono un se. costruttore di valore, di conseguenza nessuno mi può dare un valore, sono io che costruisco il valore.
Di conseguenza nessuno me lo deve riconoscere, in quanto io lo affermo. Ma che dopo, vedi, loro non dice mai che questa sia una dottrina inventata da Marco, loro. Marco, ma tu da ste obiezioni, no, non è meglio che gliele fai ai cristiani? Cioè, sono loro che pensano in quel modo. Esatto, Dio, ma siccome capisci? Che un po' il vostro ragionare ogni volta durante la trasmissione implica sempre questi concetti qua, no? E ora cerco di tirarli fuori, vi dico completamente da vostra parte, diciamo in modo anche distaccato. Ma di qua che c'è gente che ascolta e che ha avuto un'istruzione religiosa, sì. Quindi di qua si elabora dall'altra parte. Sì, no, ma l'importante è sapere se la base della liberazione del cristianesimo. Sì, ma voglio dire, mi parlavo di questo, cioè sto concetto fondamentale di sto Dio che chiede all'altro Dio che se sarebbe Gesù di morire per poter salvare l'umanità, dico, non riesco a capirlo nel senso proprio, è assurdo, nel senso assurdo. Invece loro ritrovano normalissimo una cosa del genere. Sì, ma perché sono la perversione? Perversione psicologica. Cioè, nel senso proprio, significa fare degli istinti più bassi, delle cose più incredibili, delle cose da spazzatura, delle cose più inquinanti. È come io ti dicessi che l'acqua di fonte è peggiore dell'acqua che io posso prendere in una discarica. Perché logicamente dice l'acqua della discarica ha preso più elementi. E i cristiani ti forniscono l'acqua della discarica, cioè vengono proprio a intossicarti, cioè, proprio perché la loro volontà è una volontà di distruzione. Il fatto stesso che loro utilizzano sempre un cadavere, un morto come simbolo, è significativo. Cioè, ma anche il fatto stesso che loro vengono sempre a chiedere, noi pagani non dobbiamo chiedere niente. Cioè, noi dobbiamo pensare alla nostra costruzione, di conseguenza, quello che noi abbiamo necessità è perché stiamo costruendo. Di conseguenza, non si deve chiedere, cioè, ma le divinità... Certo, Francesco. Certo che è inevitabile, citavo prima Calipso gli dice a Ulisse, se tu rimani con me ti do l'immortalità, e Ulisse prende e se ne va, tranquillamente, cioè di fronte a... Se un cristiano gli dice a Cristo, ti compare Cristo, ti do l'immortalità, il cristiano, subito, ho fede in te, cioè, proprio perché... Però te vedi anche però all'interno della storia chiesa, della chiesa stessa, che quando la gente che ha tentato, diciamo, di uscire da questi concetti cristiani, sembravano non imposti, no? Sembrava. Però ti hai visto che loro ha istituito la Santa Inquisizione e l'hai fatto il macello. Insomma, sì, il problema di chi vuole uscire è di chi si trascina dietro quella spazzatura che è Cristo. Cioè, nel senso che il Dio dei cristiani non sappiamo che sia, cioè non è mai esistito. Hanno fatto una descrizione che è Gesù Cristo. Gesù Cristo è una palla al piede. Ed è una palla a piede radioattiva che distrugge l'esistenza. Di conseguenza la capacità sarebbe stata di prendere il Gesù Cristo dei cristiani e portargli una discarica tossica, nociva, e sperando che non inquini più. Sì. Per esempio una cosa, solo dopo Beaso, Zero al mare, sono stato un giorno al mare, no? a Porto Santa Margherita. Te sai che sei gli esseri comunitari che viene a vendere, no? E un giorno mi si avvicina un nero, sì, che aveva della robetta così, e il giovane comunque, e ho detto, che religione sei? E mi fa, sono cattolico. E no, dico, non è possibile, sei tutti musulmani. No, dice, sono musulmano, dice, però io ammiro Gesù Cristo come persona, noi consideriamo un profeta, pensati, da questo ragionamento lui un momento prima aveva detto io sono cattolico. Cioè, voglio dire, come che queste regioni monoteiste qua, se te guardi bene, si intercambiavi una con l'altra? Cioè, quando conti uno soltanto, è facile andare d'accordo. Cioè, nel senso che poi questo uno io lo conto in un'altra maniera, ma è fondamentale. Cioè, loro riducono tutto quanto a uno. E noi sappiamo che è falso. Cioè, cosa è della nostra esistenza che possiamo ridurre ad un'unica cosa? Niente. Comunque, la domanda è questa: è vero che l'umanità ha avuto bisogno della morte di un Dio perché per la salvezza dell'umanità? Non è l'uomo di buona volontà che con le proprie forze e col tempo venirà modificandosi, eccetera, e costruire una società migliore? Non so se poi venire giù da un Dio una società migliore. Assolutamente. Va bene, dai, saluti. Queste robe qua bisogna che te le domandassi ai cattolici, queste robe te le fai ai cattolici, poi niente più di dirti che questi concetti di merda, ma non solo di merda questi concetti, ma anche il modo di espressività di questi concetti appartengono sempre al cattolicesimo. Cioè, fra poco torniamo sulle telefonate, noi non individuiamo il cattolicesimo solo in chi adora Dio o Cristo o la Chiesa Cattolica di Roma, niente, tutta una serie di regole morali, tutta una serie di modi di porsi, tutta una serie di guardare le cose, per noi sono cristiani. Cioè, io non do del cristiano solo perché uno adora Cristo, esatto. Io do del cristiano perché penso in un certo modo, perché espone certi concetti. Sì, no, ma è il stesso concetto di... Ciao. Ciao. Parlami per telefono perché non so
sono vicino a... Sì, 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 sì. Innanzitutto saluto a tutti, mi dispiace di non essere lì con voi. Ci manchi. Manca anche a me un po' così la radio e il contatto con la gente. Volevo intervenire un po' su questo ultimo intervento, sul discorso sacrificio, eroi, eccetera. Maledetto quel popolo che ha bisogno di eroi, si dice, ma io dico anche maledetti gli eroi che pretendono riconoscenza. Cioè non dimentichiamo che chi si sacrifica, chi fa una scelta di questo genere, lo fa prima di tutto per se stesso, perché risponde ad una propria esigenza precisa. Il pretendere riconoscenza, il pretendere che la gente si inginocchi di fronte al proprio gesto, credo che sia quanto di più orribile si possa fare. È un po' come i genitori, le madri che si sacrificano per i figli e poi da grande rinfacciano, ma come? Tu non hai riconoscenza nei miei confronti con tutto quello che io ho fatto per te. Ma chi gliel'ha chiesto a lei? Se quella donna ha ritenuto di fare dei sacrifici per i figli, l'ha fatto per se stessa e non ha nessun diritto di pretendere riconoscenza per ciò. Se poi un figlio di suo, una popolazione di suo, decide di tributare un qualcosa a questa persona, è una scelta autonoma, non va comunque pretesa. Certo. Credo che sia da sfatare un po' questo discorso, perché mi dà molto fastidio questo elogio del sacrificio umano, insomma, smettiamola. Dio, se è venuto, se esiste, se è venuto in terra, l'ha fatto per propria scelta, non può pretendere riconoscenza, gente in ginocchio, per se stesso. È vero. Spero di essere stata chiara. Chiarissima. Saluti a tutti. Ciao, dai, dai. Ciao, carissima. Ciao, ciao, ciao. Pronto? Dimmi, Giampaolo. Scusa, pensavo proprio all'esistenza di questo Dio fantasma che non si è mai fatto vedere, che gioca a nascondino continuamente. Quando c'è un esistente ben chiaro, concreto, perché l'aria, l'acqua, gli alimenti, le piante, gli animali, è un qualcosa di concreto e meraviglioso. E quest'altro autore che non si è mai fatto vedere, perché forse non facendosi vedere avrà più importanza, forse acquisisce importanza, comando, no? Cioè non comprendo ragionevolmente nella mia pochezza il perché questo continua a giocare a nascondino. Questo vorrei che la folla, il popolo, tutti noi altri cominciassimo a dire: ma dove sei? Dove sei? Ma cosa vuoi che faccia per te? Devo mettermi in ginocchio e dire, cioè, e colpevolizzarmi? Sì. Perché esisto? Esisto e quindi ho colpa di esistere? Perché un bambino che nasce impuro ha la colpa di essere venuto qui. Non so se rendo l'idea. Ho bisogno di lavarlo. Ma lavati tu, cosa vuoi lavare il bambino? Il fiore, ti metti a benedire un fiore, ma in che modo? Quando è meraviglioso il circostante e l'altro, il famoso autore, non si fa mai vedere. Perché? No, cioè, e dopo la salvazione da che cosa? Questo non comprendo. La salvazione da che cosa? Dai ladri, devo stare attento, va bene, metterò su degli allarmi a casa mia, ma salvarmi da chi? Dalle malattie immaginarie. Guarda, per me è da impazzire solamente, guarda, se la gente comincia a fare un'analisi così elementare, anche scema, come la faccio io, perché ho il tempo di farla, forse gli altri lavorano, forse troppo lavorano. Ecco, dovrebbero cominciare a buttare per aria tutto. Sì. Ciao Claudio. Ciao ragazzi, ciao. Pronto? Ciao, sono Roberto da Vicenza. Ciao, dimmi. Niente, volevo così ribadire, a parte che adesso mi è venuto in mente qualcosa sentendo Giampaolo, giustamente quello che lui dice del bisogno che il bambino venga a lavare, eccetera, fa parte di un iter religioso che ne sta inculcando nella testa, ma che in realtà non ha niente a che fare con la praticità delle cose, della vita, della realizzazione di se stessi, eccetera. Quindi mi lo scarteria a priori, questa cosa qua non ne penso neanche. Quello che però, una volta, non so se te ricordi, questo è passato tanto tempo, abbiamo affrontato questa cosa qua con Franco sul discorso del
di un Dio creatore, non Dio creatore, lui ci ha messo l'uto, comunque qualcosa che crea, più che altro sul fatto che niente si è venuto dal caso, ecco, quindi se scostiamo dal fatto di chi che aveva fatto, eccetera. Quindi son tornato a un viaggio così qua nei monti nostri e penso che ti succeda anche a te, mi sono soffermato a vedere un tramonto, una cosa, su un lago, una cosa straordinaria. E dei fiori, la natura, eccetera. Sì, qualcosa che mi spinge proprio all'interno di me, non sono cattolico, non ho inceso da milioni di anni luce. E c'è qualcosa più forte di me che mi dice che c'è qualcuno che ha fatto questa roba qua, che non può essere venuto dal caso, capito? Aspetta un attimo, scendiamo le due cose. C'è un tuo sentire che ti porta verso questo, no? Non ti percepire. E c'è invece il tuo sistema educazionale che ti dice qualcuno ha fatto tutto questo. Allora, sono due cose diverse. Un conto è il tuo sentire. Praticamente tu senti quanto appartiene a te. Cioè tu vedi nel tramonto, nel lago, in certe espressioni anche pittoriche o in certe situazioni emozionali, in certe situazioni di vita, vedi te stesso. In quel vedere te stesso, no, te cogli la magia di quanto dice cose, fa parte di un aspetto dell'intuire delle persone. Chiaro. E il condizionamento educazionale ti dice sicuramente Dio l'ha fatto questo, cioè sicuramente qualcuno ha creato, perché non riesce a trovare la magia delle cose, cioè il condizionamento educazionale non ti ha insegnato a trovare la magia delle cose, le forze, le tensioni all'interno delle cose, cioè la tua tensione di vita è la stessa tensione che trovi nel tramonto, sì, è la stessa tensione che è nell'aria. Cioè ti porta a vedere il mondo dal punto di vista cristiano anziché vederlo dal punto di vista pagano, cioè non trovi gli dèi nel mondo davanti perché non sei educato a farlo. Sì, ma è la logica stessa della vita che mi porta a dire qualcuno che ha costruito, perché no, questo è il condizionamento educazionale che ti dici che siccome ti te costruissi con le mani allora qualcuno l'ha costruito. In realtà quando tu costruisci una cosa con le mani, tipo una casa, no? Sì. Se tu c'è un architetto che la progetta, giusto? Sì. Però se ti te guardi bene, l'architetto progetta una cosa che è già stata costruita, perché l'architetto per progettare una casa gli ha voluto migliaia di anni che gli uomini costruissero case. Sì. Dopo l'architetto si è fatto tutta la sua descrizione, ha messo insieme gli elementi e alla fine per non cominciare da capo e progetta la casa. Sì. Ma intanto che c'è milioni di anni di prove, di tentativi, di fa, e così fa la vita. Allora, se ti guardi il tuo momento attuale adesso è il condizionamento educazionale che ti dice ti te costruissi. Ma la vita invece è la avvenuta per adattamento soggettivo e ti te trovi nel mondo, nel tramonto, nella natura, le stesse tensioni che ti attiva fuori, e questa è la magia. Sì, ma gli elementi base per la costruzione di una casa un milione di anni fa o di un cielo miliardi di anni fa, gli elementi base deve essere... L'elemento base è l'energia della vita. È la volontà, l'energia della vita e i suoi adattamenti. I suoi fallimenti, i suoi successi, i suoi casini. Ma c'è intelligenza? No, necessità e intento sono delle tensioni, non sono intelligenze. A quelle tensioni, quando una coscienza, cioè quando un grumo di energia vitale diventa cosciente, la somma la propria volontà, cioè si fa Dio. Capito? Dopodiché cerca di migliorarsi, cioè cerca di espandersi, cerca di costruire delle migliori condizioni di vita e naturalmente cerca degli adattamenti nel mondo in cui vive. Se gli altri, questi adattamenti qua, invece di farli adesso, al giorno d'oggi, li avessimo fatti 3 miliardi di anni fa, avessimo condizioni diverse, idee diverse, pensieri diversi, cioè tutta una roba diversa. Cioè se mio nonno che si viene fuori dal brodo primordiale e non aveva il pensiero che migo adesso, ma aveva le stesse tensioni, migo da viva, go da espandermi, go da cresa, go da dilatarmi, go da conoscere, capisci? Cioè queste tensioni sono insite in ogni vivente, sono la base del paganesimo. Sì, io cerco, sudrio così, intercettare la strada che ci devo fare, però... che di presupposti mentali che mi porta, cioè essere diametralmente opposto, capito? Non riesco a seguirti a pieno. Condizionamento educazionale, si chiama così. Sì. Cioè può essere anche il condizionamento di qual'altra parte, non sai che sia. Cioè comunque è un'abitudine a pensare in un certo modo. Okay. Questo sì. Perfetto. Grazie. Ciao. Allora, innanzitutto rispondiamo a Lorenza. Che maledetti chi ha bisogno di eroi, e gli eroi sono eroi perché loro vogliono essere eroi e non possono fare altrimenti in quelle condizioni.
cioè, tanto per essere chiari, cioè noi siamo qui a trasmettere perché non ne potremmo fare altrimenti. Esatto, ma è nostra scelta, mica abbiamo bisogno della riconoscenza. E non chiediamo a nessuno di riconoscere il nostro, certo che se qualcuno mi compra qualche libro, vabbè. Vabbè, questo però lo facciamo per noi. E non chiediamo a nessuno, e questo è l'elemento fondamentale. Quando qualcuno chiede riconoscenza significa che vuole vendere il nulla, perché ogni popolo ha al suo interno le forze che lo portano alla libertà nei momenti di crisi. Se non ha queste forze libere che lo portano alla libertà, quel popolo è morto, tanto per essere chiaro. Infatti nella storia abbiamo visto tanti passaggi dei popoli che non avevano più la forza di determinazione. Poi per quest'ultima telefonata, diciamo questo, le forze della vita sono in noi, sono gli altri che vogliono tirarcele fuori. Se vuoi andare avanti io. Sì, no, ma difatti quello che bisogna comprendere è che ogni cosa ha una propria volontà e è una propria vita. Sì. Ciao. Sono Mustafa. Dimmi, ciao. Ciao Francesco. Ciao, ciao. Volevo farvi alcune domande, poi metto giù e vi ascolto. Sì. La prima domanda, volevo sapere la differenza di descrizione, come è nato il mondo, no? Come è nato l'universo, tutto quello che ci circonda. La differenza fra voi e atei, qual è? La prima domanda. Cioè, il termine ateo come lo concepiscono i cristiani o il termine ateo come lo concepiscono i pagani? Ateo, quello che non so adesso, tu... Vabbè, te lo spiegherò, ok, d'accordo, dai. Perché e io poi? Credo che non esiste nessun Dio, no? Sì, sì, ma comunque lo spiegherò. E dopo? Poi volevo, la seconda domanda... Anche fra i pagani ci sono vari rami che hanno differenza fra di loro. Terza domanda, come pensate a proposito della magia? Magia sì. Nel senso, sai, quando dico ha fatto magia, ha trasformato magia in generale. Sì, sì. Poi la quarta domanda, i pagani come pensano sulla razza umana? Sì. Sul razzismo? Sì. Adesso metto giù e ascolto. Va bene, cercherò di fare il mio meglio. Sì. Ciao. 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 Ciao, ciao. Allora, la prima domanda, non prendo più telefonate perché devo rispondere a Mustafa, è abbastanza lungo. Dimmi la prima domanda. Allora, è la differenza della descrizione della nascita dell'universo, in sostanza. Allora, per noi le forze dell'universo sono all'interno dell'universo, sono all'interno del presente. L'universo ha la qualità di essere ciò che è. Capisci? Quello ciò che è si adatta a ciò che incontra e si trasforma per adattamento. Non esiste nessuna volontà esterna, non esiste nessuna creazione. Tutte le forze della trasformazione sono all'interno dell'esistente. Se noi qui sulla Terra avessimo avuto un'atmosfera di azoto, anziché di ammoniaca, la natura non sarebbe nata. La natura ha potuto esistere perché l'atmosfera di questo pianeta ci ha consentito degli adattamenti ai microrganismi che sono i nostri nonni e attraverso le trasformazioni siamo venuti fuori noi. Questo è il primo. E l'intelligenza dei microorganismi di comprendere le cose e di dire, va bene, visto che sono così, io mi arrangio così, esatto. mi attrezzo per questo. Cioè, potrei essere anche più bello come microorganismo, però la condizione ambientale non me lo permette e siccome io voglio campare, mi sviluppo così. Ma questo non gli ha insegnato Dio, l'hanno voluto loro. L'hanno voluto loro. E l'hanno soprattutto l'hanno capita. Anche perché noi riteniamo che l'intelligenza, quella vera, cioè quella che risolve i problemi, non quella che descrive, sia propria di tutte le coscienze di sé, per cui anche del virus, del batterio, eccetera. Anche perché tieni presente che un essere umano è composto per il 90% di batteri stanziali. Cioè noi, io come uomo, tu come uomo, siamo composti di una colonia di batteri stanziali, più altre cose. Sì, ma l'intelligenza a dire io posso modificare le cose soltanto se trovo la giusta alleanza, se trovo la simbiosi
e se trovo la sinergia con gli altri, di conseguenza invece di farmi le guerre o le distruzioni, mi organizzo per essere più forte delle avversità che mi trovo incontro. E logicamente non hanno pregato Dio di dire mandami qualcosa, benissimo, ho questi elementi e su quello che io ho costruisco. Adattamento soggettivo alle variabili oggettive, cioè nessun divinità, nessun Dio creatore, padrone del mondo, assolutamente. La qualità dell'esistente è formata dall'energia vitale che in determinate condizioni diventa cosciente e tende di trasformarsi. Nella natura la costruzione della coscienza avviene attraverso la generazione, cioè mio padre, ma sono degli adattamenti che sono avvenuti nella storia. Hanno trovato che era economicamente vantaggioso fare questo. Chiudiamo qua questo discorso perché l'abbiamo già fatto. La seconda. La differenza che esistono differenze fra pagani, ma questo è giusto che esistano. Allora. I pagani si dividono per il loro sentire. Nel paganesimo c'è una regola, cioè nel senso che la soggettività della percezione dell'individuo, del singolo soggetto, determina la sua relazione col mondo. Per cui ogni pagano è diverso dall'altro. Però non era questo che tu volevi sapere. Vuoi sapere se ci sono varie religioni pagane. I pagani si avvicinano a quel paganesimo che sentono più vicino, esatto, che riescono a percepire. Per cui esistono molti paganesimi diversi dal nostro. Noi cerchiamo di fare una cosa che sia tale da superare le diversità dei singoli paganesimi, però ognuno si adatta a quello che trova. Anche perché, per dare un concetto fondamentale da comprendere, i pagani non sono consumatori di divinità, cioè nel senso che c'è qualcuno che produce il divino, cioè non c'è la fabbrica, non c'è la Fiat del paganesimo che dice io faccio questi modelli di divinità e tu ti arrangi e compri queste. I pagani sono artigiani della divinità, nel senso che se hanno necessità costruiscono una nuova divinità, ne fanno una nuova se ne hanno necessità, non hanno il problema del modello. Allora, Mustafa, per te è un concetto che è assurdo, tieni presente questo, gli uomini fanno una divinità. In che senso fanno una divinità? Esprimono delle tensioni e trovano quelle tensioni nel mondo che li circondano. Quelle tensioni che loro esprimono sono presenti nel mondo circostante. Sono presenti tantissime altre tensioni, però proprio perché io le esprimono, le cerco e quelle tensioni le trovo. Per cui è come se io facessi quella divinità. Questo è un concetto che nel monoteismo questo non esiste. Andiamo avanti con le domande. Se sulla magia, ha fatto magia, forse qua bisogna stare. Allora, il termine magia nel paganesimo politeista è la capacità dell'individuo, del soggetto, di qualsiasi, di trasformarsi. Cioè metto in essere delle azioni, delle strategie, delle operazioni per migliorarmi, per trasformarmi. Però il fatto stesso che io le penso, metto in atto la mia volontà, metto in atto di dire io esisto. Scusate un attimo che cambio un attimino la cassetta. Sì, beh, c'è anche un discorso da fare che è fondamentale, cioè sul discorso della magia. Cioè, i pagani possono, quelli che vengono spazzati per rituali magici, sono fondamentali. Perché sono così condannati da tutti quanti i discorsi cristiani? Perché uno che fa anche magia, che fa anche la magia che noi potrebbe sembrare più stupida, significa io non ho bisogno di Dio per ottenere questo. Io tramite un rituale, un rito, tramite una pratica magica, riesco a ottenere questo. E riesco a ottenere questo perché io faccio il rito e in questo rito metto le mie energie. Poi, al di là delle finalità, lasciamo perdere. Perché i cristiani ce l'hanno così a morte per tutte quante le forme di magia? Cioè, uno che fa delle fatture, io gli rido in faccia, dice faccio le fatture a morte, gli rido in faccia. Però, quello che fa le fatture ha compreso e poi ha deformato un concetto di dire fa, io per ottenere qualcosa non ho bisogno di un Dio, non ho bisogno che mi faccia la grazia, che mi faccia il miracolo, ma è soltanto se io utilizzo al massimo e al meglio le mie possibilità, le mie capacità, ottengo questo. Poi c'è sempre della gente che fraintende e c'è sempre qualcuno che applica male o qualcuno che ne è deviato, ma questa è la base della magia. Tu hai la possibilità nelle tue mani, con le tue capacità, di ottenere qualcosa, di realizzarlo. Che poi uno lo passi sul discorso materiale. Vabbè, succede, fa parte della vita. Però questo qua non distrugge il valore della magia. Cioè, la magia come capacità della persona di utilizzare gli strumenti che ha a disposizione per ottenere quello di cui ha necessità. Per cui è l'organizzazione strategica del soggetto che va a affrontare la vita. Questo è in sostanza la magia. Che dopo tu sei... conosci molto bene la magia del fermativento, quello che cammina sulle acque, quello che manda il fulmine. Beh, queste sono cazzate, ma sono cazzate, nel senso che sono cose
talmente inesistente, talmente da fuori di testa, che soltanto un pazzo può decidere. Dopodiché il pazzo lo impone con le armi, ne impone la credenza diventa leggenda, la leggenda passa di parola in parola, gli uomini vengono svuotati delle loro determinazioni, vengono messi in ginocchio e si arriva a credere che uno moltiplica pane e pesci, cammina sulle acque o fa ste cose, ma è solo il vuoto all'interno delle persone che conduce a questo. L'ultima? Era sui pagani sul razzismo. Allora, i pagani del razzismo non gliene frega niente. Perché non gliene frega niente? Prima di tutto perché quello che è il razzismo è un'invenzione di sana pianta per mettere gli uno contro gli altri, come per mettere gli uomini contro le donne, dividere i bambini, dividere i vecchi, eccetera. Noi dividiamo soltanto una cosa, fra chi costruisce libertà e chi costruisce sottomissione. Questa è la nostra divisione. Dopodiché noi non ce ne frega niente di razza, non ce ne frega niente. Certamente capisco benissimo che un indios dell'America Latina ha un sentire diverso dal mio, ma è la sua cultura. Ma se io trovo un indios dell'America Latina che ha un suo sentire la foresta, troviamo immediatamente i punti di contatto, perché non esiste nessuna differenza fra il mio e il suo sentire. È culturale la differenza, ma non è percettiva. Per cui se io trovo un indiano d'America che ha il suo sentire, ha i suoi animali magici, ha le sue visioni delle grandi praterie, non è molto diversa dal mio anticristo, non è diversa dal pan di Francesco. Certo, ha delle immagini diverse perché culturalmente veniamo da condizioni diverse, eccetera. Però il nostro sentire, le forze che hanno costruito in noi queste tensioni sono le medesime. Questo è. Per cui per noi il razzismo è una cazzata. Sì, no, ma anche perché la base di tutto viene dal concetto ebraico del popolo eletto, cioè sì. Dio è venuto solo da me. Poi, tu sei stato sfigato con tutto Dio, perciò sei poi più ricordatevi più basso. Una cosa, il mondo non si divide fra bianchi e neri, fra razza, il mondo si divide fra ricchi e poveri, e i poveri ai ricchi fanno molto schifo, tanto per essere chiari. Va bene, rimettiamo i telefoni, sì, noi andiamo avanti ancora un 10 minuti, un quarto d'ora, poi ci prendiamo un'oretta di pausa fra pubblicità e altre cose. Ah, Francesco, sì, d'accordo. Un po' di musica, sì. Io ho una storia, la mia storia di pre-stregoneria, prima che diventassi stregone, con i vari passaggi, con una serie di canzoni. Chiaramente chi le capisce, chi non le capisce sono affari suoi. Non so, se Francesco è d'accordo, al limite metterò su quella, tanto sì, per no, prendere un po' di voce, d'accordo, e prendere un po' qualcosa. Va benissimo. Vai Francesco, numero di telefonici 700-700 e 700-838, però sono preoccupato, nessuno ha ancora telefonato per insultare oggi. Ah, ma addirittura... Allora, il discorso che alcune l'ultima telefonata hanno dato vari elementi per poter intervenire, ma quello che io vorrei sempre ribadire, che per noi è fondamentale, che tutte le cose che sono intorno a noi, che il mondo stesso, sono delle divinità che in sé hanno i mezzi, le capacità per comprendere la vita e quello che gli avviene intorno. E in base alle loro possibilità e ai loro mezzi, ai loro strumenti che sono dati, che possono percepire, loro riescono a organizzare la loro esistenza. Se poi le loro energie sono più deboli, questo è secondario, però loro hanno un modello dentro di sé di quello che sono e di quello che possono fare, e loro lo vanno a applicare, lo vanno a realizzare. Di conseguenza, cosa significa? Che però questa intenzione non è un'intenzione che gli è nata esternamente perché un Dio creatore gliel'ha messa dentro, ma hanno dentro di sé la coscienza di questo, cioè nel senso che ogni cosa è cosciente di quello che è, di quello che può realizzare, e cerca di realizzarlo. Logicamente esisteranno degli scontri, logicamente saranno delle forze che avranno delle debolezze o che saranno sconfitte, perché logicamente per noi pagani, ad esempio, i boschi sono sacri, gli alberi sono sacri, noi sappiamo che sono all'interno degli alberi sono le ninfe, sappiamo che ci sono le driadi, che sono le amadriadi, benissimo, però anche noi pagani abbiamo bisogno della legna, di conseguenza sappiamo, siamo coscienti che uccidiamo una divinità, ma la nostra necessità di sopravvivenza è più forte di loro. Cosa possiamo fare noi? Noi possiamo fare in maniera tale di non distruggere tutto, cioè di trovare un equilibrio in cui diamo la morte ma diamo anche la vita. Di conseguenza noi non distruggeremo mai tutto un bosco, ma prenderemo quello che ci serve e quello che permetterà al bosco di mantenere, di sopravvivere. Questo è un rapporto di simbiosi con qualcosa. Ma questo può avvenire perché? Perché sappiamo che è una divinità che noi incontriamo, è una divinità che ha la sua importanza,
ma che di fronte alla nostra necessità, alla nostra organizzazione, vabbè, è secondaria. E noi troveremo un equilibrio con questo. Proprio, invece per i cristiani questo non c'è. E io l'esempio di Bossi lo faccio, perché se voi guardate la storia criminale del cristianesimo, loro quando arrivavano da qualche parte trovavano delle popolazioni che dicevano: questi boschi sono sacri per noi, questi boschi non vanno toccati, questi boschi ci danno da vivere, in questi boschi vivono gli dèi che, vivono con noi. I cristiani andavano a distruggere i boschi, la necessità dov'era? Era quello di creare una situazione di disperazione in queste persone. Cioè, ma veniva, questa cosa veniva fatta in maniera gratuita. Cioè, tu credi che il bosco sia sacro, tu sai anzi che il bosco è sacro, perché sono i pagani che credono, i pagani sapevano, noi sappiamo che il bosco è sacro, sappiamo che nel bosco vivono gli dèi, sappiamo che il bosco ci dà da vivere, sappiamo prendere dal bosco quello che ci serve e non quello che è superfluo. Benissimo, tu hai un rapporto con una divinità esterna a te, è un rapporto che non è basato sullo sfruttamento e sulla distruzione, e non è basato sulla sottomissione, perché se i cristiani dicono, vabbè, se è un crocifisso non distruggerlo mai per un sacrilegio, benissimo, ma il crocifisso è una creazione artificiale. I pagani sapevano che il bosco era una cosa sacra. E allora, cosa succede? I cristiani di fronte a una cosa del genere distruggevano, solo per il gusto di distruggere, il bosco. Facciamo un discorso diverso. Se un pagano dice nel bosco abita Pan e qualcuno dice no, io lo chiamo Silvano, non andrà mai a distruggere quel bosco perché quel pagano dice che abita Silvano, perché saprà che quella divinità che vive in quel bosco, per quella persona con cui ci vive, la chiama Silvano e non ha problemi ad accettarlo. L'importante è che quel pagano percepisca quel bosco come sacro. Poi come lo chiami o come lo faccia vivere è un problema suo. Però l'importante è per il pagano è sapere che tu sei in contatto con quel mondo, compartecipi con quel mondo, con quella realtà, e con quella realtà hai trovato delle definizioni di vita, hai trovato delle parole che definiscono la loro vita. Questo è fondamentale. Di conseguenza un pagano non vorrà mai dire, tu come chiami questa divinità? La chiami così? Assolutamente non la puoi chiamare così. No, la devi chiamare Dio in questa maniera. No, perché non c'è questo bisogno. Cioè, nel senso che tutti quanti, ad esempio anche gli storici pagani, quando andavano in qualsiasi parte, non avevano problemi, dicevano, beh, noi lo chiamiamo Giove, voi lo chiamate in un'altra maniera. Ma no, questo era tranquillissimo, perché l'importante per un pagano non è la parola con cui dai una descrizione o dai un significato, o dai un valore, o come chiami le cose. L'importante è che tu sappia stabilire il collegamento, che tu sappia percepire la realtà e che tu sappia che è divino e soprattutto che tu sei vincolato e devi soprattutto legare con questo. I cristiani questo non ce l'hanno, loro partono con quella schifezza di insieme di pagine che chiamano Bibbia, vanno in qualsiasi parte e dicono questa è la parola di Dio. Ricordatevi che è il pazzo di Nazareth che disse: io vi giudicherò per le cose che sento, cioè per le parole che sento, per le parole che vi pronunciate, le vostre parole vi condanneranno. Per un pagano invece sono le azioni, il suo sentire, il suo percepire, che non ha niente a che vedere con le parole. Le parole descrivono il meglio, ma non vanno oltre. Sì, ma per fare anche un esempio molto... Sì? Buonasera, posso dire sì? La mia? Certo. Ciao, buonasera. Dunque, niente, volevo... tanti discorsi che state facendo li trovo interessantissimi, perché sono abbastanza di quell'idea anch'io. Poi vorrei sapere se, visto che siete molto informati, quale altra religione, oltre alla cattolica, ha distrutto completamente, fatto sparire dalla faccia della terra delle popolazioni, vedi Maya, gli Azzechi e altri, in nome di una cosa che non... Beh, i musulmani sapere, qualcosa. Un'altra cosa vorrei sapere. Se, dunque, oddio, adesso mi sfugge, niente, vi richiamo, perché adesso non mi sono preso... Va bene, noi siamo c'era ancora... un'altra cosa importante che volevo chiedervi e adesso niente, mi sfugge, vabbè. Vabbè, vi richiamo. Scusa. Allora, signor, un attimo, noi adesso la trasmissione la chiudiamo qui, no? Cioè fra poco la chiudiamo, ci prendiamo un'oretta di pausa per farci una chiacchierata, eccetera. Io metterò su un po' di iniziative della radio, dopodiché metterò su questa storia fatta di canzoni, un insieme di canzoni, di cantautori.
naturalmente la può capire chi ha vissuto le cose simili alle mie. È chiaro che gli altri, è la mia storia attraverso la quale c'è un problema di generazione, cioè di età. Sì, esatto. Io sono diventato un apprendista stregone attraverso quelle cose. Naturalmente nessuno deve fare quella strada, perché è stata una faticaccia, però serve un po' per far comprendere a chi è in grado di comprendere, chi ha vissuto, quella storia con delle canzoni di cantautori, diciamo, un insieme, no? Dopodiché noi riprendiamo la trasmissione sulle ore 18 circa, minuto più, minuto meno, e continueremo con un po' di cose nostre, un po' di ciò che porta Eventuali Eterni, un po' di altre cose e altri discorsi fino alle ore 20. Per cui adesso io rispondiamo a sta radioascoltatrice, per cui se vuoi dopo, magari dopo le 7 chiamarci, noi penso che alle 7, 7 e un quarto rimettiamo un'altra volta i telefoni, puoi richiamarci 049 700 700 e 049 700 838. Rispondiamo un attimino a sta cioè ci sono stati musulmani che hanno distrutto alcune popolazioni, c'era per esempio una religione, io adesso vado un po' a memoria, che aveva al suo centro i pianeti, no? Cioè i nomi dei pianeti, e questi qua vennero distrutti proprio dai musulmani, no, e sarebbe stato una delle regioni sacre da rispettare all'interno del Corano. Sto andando a memoria, ma una memoria molto vecchia, e mi ricordo questo, quando invasero Odessa, no? I califi presero Odessa, trovarono dei nasseni. I nasseni non erano compresi nei libri sacri del Corano, e il califo non riusciva a capire come inquadrarli rispetto al Corano, e però fu chiamato per una guerra, non so da qualche parte, adesso scusatemi tutte queste robe qua. Sì, sì. E allora alcuni musulmani, alcuni studiosi musulmani, che erano meno figli di puttana di quanto avrebbero dovuto essere, hanno istruito questi nasseni dicendo: fatevi passare per questa religione, no? Così siete compresi nel libro sacro e il califo non vi può uccidere. Infatti alcuni passarono, si dichiararono così, alcuni furono uccisi, sempre i soliti martiri di Emeso, e qualcun altro scappò. I musulmani in effetti distrussero delle popolazioni, e distrussero anche parecchie città ebree. Poi non so, gli ebrei si hanno distrutto qualche... Sì, anche gli ebrei hanno distrutto tutta una serie di altri culti, ma per il culto, non per esatto. conquistarlo civilmente, cioè proprio per il culto. Sì, no, ma infatti, ma quella è la guerra di religione, è tipicamente il monoteismo, cioè gli ebrei... Sì, cristiani, sì. Cattolici, protestanti, musulmani, cioè sono loro che hanno la guerra di religione. Cioè, per i pagani poi esistono delle forme di Stato che poi hanno delle forme religiose che fanno per motivi di conquista, di potere, ma non per motivi religiosi. La fanno perché lo Stato è organizzato così, perché in quell'epoca era così, ma non vanno a distruggere una popolazione. Basta pensare al devoto dei Romani, al devoto dei Romani. Cioè, quando trovavano una popolazione che era particolarmente forte, dicevano: questa popolazione è forte perché ha delle divinità forti. Benissimo, gli facciamo l'offerta a questa divinità che vengano con noi. Se facciamo le vocazioni, loro sapevano benissimo che non potevano conquistare una città se non avevano le divinità di quella città dalla loro parte. Perciò loro non facevano mai una guerra di religione, perché sapevano benissimo che quelle divinità erano loro amiche, e di conseguenza gli facevano un'offerta migliore rispetto alla città che li ospitava, e solo avendo come amiche quelle divinità potevano conquistare la città. La leggenda secondo cui Roma ha conquistato la Grecia, ma la Grecia ha conquistato Roma, ha dei fondamenti reali. Sì. Cioè, era importante la cultura, non hanno distrutto la cultura, se ne sono appropriati nei limiti in cui, con tutto quello che succede. Ma d'altronde era logico che, cioè, che perché i Romani portavano tutte le divinità con loro, proprio perché sapevano che avevano un comune alla base, un comune modo di sentire le cose. Perché i Romani sono sempre scontrati, ad esempio, con gli ebrei? Perché, ma se voi prendete anche l'antico giudaismo, era proprio dovuto perché le popolazioni, ad esempio, greche avevano una avversione verso gli ebrei? Perché le minoranze greche che si trovavano in Palestina venivano perseguitate. Ma venivano perseguitate non perché cercassero di fare qualcosa, ma perché non erano ebrei. I greci dissero: ma com'è possibile che sia una popolazione che è passata da un'altra popolazione per la credenza in un Dio? Cioè, per loro è una cosa talmente da pazzi, da folli, come sono i cristiani, come sono i monoteisti. Cioè, com'è possibile che io, che sono, ho una visione religiosa, vada a perseguitare un'altra persona per una visione religiosa? Posso capire se questo mi fa la guerra, posso capire se mi porta via qualcosa, posso capire se è un nemico, posso capire se fa qualcosa, ma per un Dio. Poi figurati anche i greci, che al di là di tutto quello che si può dire alle cose,
ad Atene c'erano quattro scuole di filosofia, fra l'Accademia, fra i peripatetici, sì, fra quelli del giardino, gli stoici, più altra gente ancora, che si scannava volentieri sulla piazza, cioè discutevano chi aveva le idee migliori, il principio migliore, sì, sulla piazza, cioè questo combattere con le idee, proprio scontrarsi per superarsi col pensiero, faceva parte di un'ottica che nel giudaismo, sì, non è mai, no, esistita. Ma per dare un esempio anche concreto, ad esempio, i greci avevano i giochi olimpici, cioè che erano il raggruppo più possibile, cioè proprio che univa le popolazioni. Non facevano partecipare gli ebrei, non per motivi religiosi, ma perché gli ebrei erano circoncisi. E per i greci essere circoncisi e mostrare il glande era una forma di oscenità. E allora dicevano a voi ebrei, fa, voi non potete venire a giocare con noi. Perché? Perché mostrate il glande. E noi reputiamo che mostrare il glande sia una forma di oscenità. Allora, o vi trovate un sistema per riprendere sul prepuzio, altrimenti non partecipate. Ma non lo facciamo. Mica gli chiedevano di venerare Giove, Zeus, mica gli chiedevano di... No, dicevano... Il nostro concetto morale, il nostro concetto di pudore è questo, di non mostrare glande quando sono i giochi olimpici, e di conseguenza, cioè, i giochi appunto che si fanno ad Olimpia, di conseguenza voi lo mostrate e non partecipate per questo. Se voi trovate una soluzione che voi non mostrate glande, venite pure a giocare, anche se non credete nelle nostre divinità. Ricordiamoci che le Olimpiadi vennero abolite dai cristiani, sì, l'Accademia di Atene fu chiusa dai cristiani, le scuole furono chiuse dai cristiani, Ipazia ad Alessandria d'Egitto, sì, fu massacrata dai cristiani, i cristiani chiusero tutte le scuole, tutti i centri di cultura e tutti i centri di piacere. Uno può anche dire, vabbè, a Piaseri che fa schifo, Piaseri, sì, ma... però no, centri di piacere, erano quello che c'era per affrontare la vita, chiusero le terme, chiusero i bagni pubblici, sì, no, chiusero tutta l'attività medica, pensate un po' a tutto. E guardate che quello che voi avete adesso sono le interpretazioni. Noi abbiamo dei studiosi che adesso stanno rintracciando tutto quanto, ma fino a 70-80 anni fa si diceva che i romani non avevano niente, erano solo gente che andava via con spadino e scudetto, esatto, a conquistare e a massacrare gli altri, cioè non avevano cultura, non sapevano leggere né scrivere, cioè, mentre invece queste caratteristiche erano proprie dei cristiani, cioè noi abbiamo ancora la lettura della storia, infatti io mi arrabbio molto anche con delle persone che leggono la storia dal punto di vista del cristiano, cioè, sì, tutta la storia precedente non era altro che preistoria per l'avvento di una religione matura che era il cristianesimo, che invece è fetenzia della storia, non è una religione matura, è proprio condizionamento dei bambini. A proposito di condizionamento dei bambini, c'è una teoria secondo la cui noi come esseri umani siamo un cucciolo di scimmia che ha raggiunto la maturità sessuale senza aver raggiunto la maturità fisiologica. E in effetti è molto strano che in natura molti animali riconoscono nell'uomo un cucciolo da non attaccare. Per cui sì, pensateci un pochino. A me quando l'ho visto mi è venuto un attimino dei brividi. Comunque vedete voi, insomma. Sì, no, ma è anche una cosa da pensare, ad esempio. Chiamiamolo il progresso di certe civiltà tipo Roma è stato dovuta alla capacità di creare un rapporto, di creare un rapporto particolare. Allora, facciamo l'esempio delle fonti. I romani erano famosi perché utilizzavano gli acquedotti. Benissimo, però loro avevano tutta una serie di mitologie, di storie, di ninfe che li aiutavano. E perché c'era il culto delle ninfe? Perché percepivano l'acqua come fondamentale, come sacra. Di conseguenza, cosa significava per loro? Il fatto di entrare in contatto con la divinità dell'acqua gli permetteva di addomesticare la divinità. Di conseguenza non gli si ritorceva contro. Allora, se io entro in contatto con la divinità e la divinità mi è favorevole, io posso utilizzare la mia divinità per la mia vita. E difatti i romani fanno le fontane, fanno gli acquedotti, portano l'acqua addomesticata, ma addomesticata non perché è stata imposta, ma perché hanno trovato la dimensione naturale, magica o religiosa che ne fa entrare in contatto. I cristiani o gli ebrei, quando sono nel Sinai, deve essere Dio che li trova l'acqua, altrimenti muoiono di sete. Quando mai avete visto, a parte poi gli influssi che possono aver avuto dalla cultura ellenica, gli islamici, una valenza così fondamentale con l'acqua di tutte quante le religioni pagane? Cioè, nessuno mai avuta. E ricordiamo benissimo che la psicologia contemporanea ha legato l'acqua all'inconscio. E che significa che essere padrone dell'acqua significa essere padrone dell'inconscio, del proprio inconscio e di tutti quanti gli elementi della propria vita.
Beh, Francesco, ecco, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, l'indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Chiunque può mettersi in contatto con noi, chiunque anche può su internet, perciò... però oggi non è giusto, nessuno ci ha insultato, è incredibile, vabbè. E bene, casomai puoi dire che se qualcuno vuole chiamare, che siamo, rimaniamo dopo qui. Sì, sì, rimaniamo, noi rimaniamo qui, se qualcuno vuole chiamare in possiamo privato, prendere telefono in diretta. Cioè, adesso io mando un po' di, chiudo qui la trasmissione, mando un po' di iniziative della radio e prepariamo la trasmissione dalle 18 alle 20. Grazie per l'ascolto. Salve e a tutti. Risentirci fra poco.